Everybody with us, rock with us, 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 everybody with us, rock with us. Salve ragazzi, benvenuti in questo video. Oggi vi presentiamo il sintetizzatore Drattone 2, Icarus 2, molto bello. Un sintetizzatore completo per produrre musica trance, tecno, ha dei preset di fabbrica davvero bellissimi. Qui non c'è trucco, non c'è inganno. Quando facciamo le canzoni suoniamo davvero, perché magari qualcuno gli può venire in testa: ma Giovanni fa finta, non è vero. Non c'è trucco, non c'è inganno. Qui proviamo i preset di fabbrica, vi faccio vedere che esiste davvero questo sintetizzatore, e quindi ed è molto interessante provarlo. Poi vi farò vedere dal browser le varie app. Ne proveremo alcuni per sfatare, che noi suoniamo per davvero quando facciamo le canzoni, ne componiamo per davvero, e che quindi qui proviamo solo il sintetizzatore, lo testiamo per farvi vedere le capacità. Vi sentite pronti? Cominciamo! Vai con Liscio! Suono di benvenuto, K-Old Welcome, arco numero 1. Abbassiamo un po' il volume, perché giustamente non vogliamo disturbare nessuno. Bene, questo è il primo suono. Ora andiamo nel browser del sintetizzatore, proviamo questo Venus 2050, sentiamo com'è. Diciamo che mi è venuta in mente una bella canzone e che si può veramente creare della musica di successo, perché questo è un sintetizzatore Icarus 2 davvero bellissimo per produrre musica trance. Passiamo al Jumping Dog. Come vedete non c'è trucco, non c'è inganno, perché noi quando creiamo le canzoni le creiamo davvero, e questo va importato nel sequencer come Cubase oppure come FL Studio, che io uso FL Studio per produrre i mix e per fare le canzoni. È davvero eccezionale, vi dicevamo che ha dei suoni per le mie orecchie davvero bellissimi. Vediamo a Rock White Goose, scusate il mio inglese pessimo. E questa l'avete sentita nel mio mix che ho pubblicato qualche giorno fa su YouTube, Subcultura Trans volume 33, no? E questo c'è, perché l'ho messo nella canzone del mix, e quindi è un suono molto bello, e sentite che espansione di voce che ha questo bel sintetizzatore. Proviamo un suono di house. E sentite un po' che bell'effetto che ha.
ci serve l'onda dell'eco, bellissima, davvero un bel suono, davvero fatto bene. E come vedete qui, questo è un bellissimo sintetizzatore, moderno, c'è la zona dell'equalizzatore, c'è il preset di fabbrica, c'è l'inviluppo, il filtro, c'è le varie oscillazioni che si possono regolare nella composizione quando facciamo musica. Tone 2 ha fatto un bel sintetizzatore davvero bello. Acidi Miner, proviamo questo banco. Sentite la batteria com'è bella, come dà eco. Ah, davvero speciale questo sintetizzatore. Devo dire che per produrre musica trance su cultura è davvero bellissimo, perché non avevano nel nostro elenco di VST Alert Fire. Vedete, se io lascio il sintetizzatore non suona più. Non c'è trucco, non c'è inganno, tutto reale, quel che c'è, vai così, vai così. Proviamo un altro suono. Andromeda. Bellissimo. Ah. Put your hand. Che cos'è? Bellissimo, bellissimo. Ah, suoni per le mie orecchie per produrre canzoni. Berlisco Technocore, bellissimo, sentite l'eco. Ah, me lo mangio. Per cine, per colazione, questo sintetizzatore. E ve l'ho suonato qualche giorno fa, ho fatto la subcultura volume 33 e quindi ho composto queste canzoni bellissime. Body in the Sky. Bellissimo, bellissimo. Ah, per produrre musica, questo sintetizzatore è goduglioso. Ve lo consiglio a tutti voi ragazzi, non c'è trucco, non c'è inganno, se io non compongo il sintetizzatore lui non suona. Mettetelo bene in testa, chiarissimo, ritorniamo nel browser. Caffè del Mar, boh, sentiamo cos'è. Un pad davvero interessante, un pad davvero interessante. Chariot. Questo me l'ho messo io nella canzone del mix, riconoscerete questo suono. Dubdace, sentiamo.
io devo dire che è una figata pazzesca, è proprio una cosa davvero bellissima. Stiamo testando dal vivo, suonando questo sintetizzatore. Come vedete, io su metto uno, suono, è perché bisogna saperlo suonare. E bisogna studiare un pochettino, ragazzuoli. Il dubstep che dice. Allo, bellissimo, dai, sono fuori per le orecchie. Pensate come potete fare per fare musica trance, come faccio io, no? E i fingers? No. È un suono di sintetizzatore molto completo, bello bello. Io lo consiglio a tutti i produttori musicali perché questo sintetizzatore è davvero micidiale e qui quindi possiamo regolare il volume, no? Ma stasera non lo siamo molto, però che è già tardi. Sto facendo questa live per farvi vedere che noi la musica la componiamo davvero con questi strumenti, con tramite lo studio, chi ha cubate, può importare questo bel sintetizzatore e devo dire che la Tone 2 ha fatto davvero miracoli per fare musica trance. Qui ci sono i vari regolatori per equalizzare i suoni, per dare più riverbero per dare più delay, chi più ne ha ne più ne metta. Ah, ritorniamo nel browser, elettronica 4. Come vedete stiamo suonando dalla tastiera virtuale. Perché io non ho una tastiera vera, ma una tastiera virtuale. E non c'è trucco, non c'è inganno. Voglio provare. To Africa. Bello, chi l'ha fatta bello? Ah. Sentite il rumore bello, ah, bello, 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 ah, Harmonious. Ah, che bello, che bello, che bello, che bello, che bello. E Megatrance, che cos'è? Oh, sentite un po'. Rave, rave. Beh, proviamo dei sinti, dunque, navighiamo più giù. Everything.
Bene, abbiamo provato dei suoni dei LED, delle A, come abbiamo visto. Bellissimo sintetizzatore per produrre musica trance, musica techno. Devo dire che è davvero una ficcata pazzesca. E quindi vi invito a scaricarlo, a metterlo nel vostro programma di fiducia per fare musica techno e musica trance. Quindi, cari ragazzi, spiegato semplice, semplice, non c'è trucco, non c'è inganno, noi quando componiamo musica elettronica la suoniamo realmente. Perché come vedete il sintetizzatore non suona da solo, e se tu vuoi suonare la musica nelle sequenze, tu la devi comporre in modo reale. Poi dopo io ci aggiungo del mio, che la suono in pratica dal vivo, e quindi dico una tastiera di PC normale, un pochino modificata, e come fate a vedere. Come vedete è tutto reale, non c'è trucco, non c'è inganno. Oggi abbiamo testato i suoni di Icarus 2, della Tone 2, e quindi scaricatelo, godetevi questo bel sintetizzatore, godetevi questo suoni meravigliosi che ha e che vi ho fatto sentire alcuni preset per farvi capire che quelle cose si fanno in modo reale, no? E poi devo dire che sono rimasto molto contento da come è fatto molto bene, e perciò io ci tengo a farvi sapere che questo sintetizzatore è davvero eccellente. Non è gratuito, bisogna comprare la licenza. Io qui ho utilizzato la versione demo anche per fare il mix che ho caricato l'altra sera, e quindi è davvero bellissimo. Bene, ragazzi, alla prossima. Oggi vi saluto, e quindi state bene, state forti, perché non c'è trucco, non c'è inganno, qui si suona realmente. E produciamo musica davvero in tempo reale. Alla prossima, ragazzi, testeremo diversi sintetizzatori. È una goduria. Ciao a tutti. Rock with us, everybody with us, rock with us, everybody with us, rock with us, everybody with us, rock with us.